grande fumetto di Novegro 2011, sta per iniziare la finale di Mario Kart, questo fantastico titolo targato Nintendo che invece di perdere i fan ne acquista sempre di più, e abbiamo deciso in questo 2011 di salutare, no? Anche a tutte le nostre tappe. Abbiamo sul palco una tecnica d'eccezione. Tu sei? Sono Thomas Forloni, Vito Tom Link. Ecco, e quindi adesso tu ci fai capire in questi quattro quadranti che cosa succede durante tutta la finale di Mario Kart. Perfetto. Quando volete, potete partire. La gente applaude meno i giocatori. Si parte su una pista nata su Mario Kart Double Dash per il GameCube. Montagne di Donkey Kong. Si riesce a vedere, molti giocatori tengono gli oggetti dietro di sé per utilizzarli nel momento opportuno e ribaltare la loro situazione. Una curva molto utile per tagliare, ma se si taglia male si è fregati. E alla fine del primo giro troviamo Donkey Kong al primo posto, seguito da Rosalinda, Waluigi e Donkey Kong. Tutti molto vicini l'uni agli altri. Donkey Kong utilizza per il secondo giro di fila la scorciatoia, ribaltando la situazione, arrivando primo e tenendo anche un bel distacco da Rosalinda che sta dietro al secondo posto. Donkey Kong tenta di recuperare una posizione lanciando gusci rossi, ma le banane di Rosalinda bloccano. Oh. Donkey Kong è stato raggiunto. Luigi invece purtroppo è rimasto indietro. Sfida per il primo posto per il momento tra Rosalinda e Donkey Kong che si inseguono continuamente.